pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Biden è stato un presidente ammirevole. Sotto la sua guida la nazione ha prosperato e ha iniziato ad affrontare una serie di sfide a lungo termine e le ferite aperte da Trump hanno iniziato a guarire. Ma il più grande servizio pubblico che Biden può fare ora è annunciare che non si ricandiderà. Firmato il comitato editoriale del New York Times. Il grande quotidiano liberal americano è rimasto scioccato, come per la verità grandissima parte del pubblico, dalla prestazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il confronto con Donald Trump. Biden è stato messo in grande difficoltà da Trump nell'ora e mezzo di debate moderato dalla CNN. Giovedì sera, ha scritto il New York Times, il presidente è apparso come l'ombra di un grande servitore pubblico. Ha faticato a spiegare che cosa avrebbe realizzato in un secondo mandato, ha faticato a rispondere alle provocazioni di Trump, ha faticato a ritenere Trump responsabile delle sue bugie, dei suoi fallimenti e dei suoi piani agghiaccianti. Più di una volta ha faticato ad arrivare alla fine di una frase. Insomma, ha scritto ancora il New York Times, la sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto che ha battuto Trump nel 2020. Questa non è più una motivazione sufficiente per spiegare perché Biden dovrebbe essere il candidato democratico di quest'anno. Il quotidiano newyorkese non è l'unico, si fa fatica a trovare qualcuno che non chieda a Biden di ritirarsi. Tom Nichols, autore di un grande saggio, tradotto anche in Italia, La conoscenza e i suoi nemici, l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia, ha scritto su The Atlantic che Biden non può farcela contro Trump. Ho criticato aspramente le richieste di dimissione del presidente Joe Biden, ho discusso con persone di tutto lo spettro politico, compresi amici e colleghi. Penso che Biden abbia avuto un primo mandato di successo e che la sua età non abbia ostacolato la sua efficacia come leader, ne sono ancora convinto. E se in autunno la scelta sarà tra Biden e un uomo che ritengo una minaccia mentalmente instabile per la democrazia americana, non ci penserò due volte a votare. Ma Donald Trump deve essere sconfitto e dopo il dibattito di ieri sera non sono più sicuro che Biden sia eleggibile. La politica può essere un'attività miserabile che troppo spesso si basa sulle percezioni e per il presidente il dibattito è stato un vero e proprio disastro. La performance di Biden è stata inquietantemente negativa e ha portato a un coro di appelli anche in questa rivista affinché Biden si dimetta, ha scritto ancora Nichols. Il problema è con chi sostituire Biden? È la domanda delle domande che si stanno facendo i giornali americani. La sua vicepresidente, Kamala Harris, non è pervenuta, è impopolare quanto Biden. Secondo un'analisi di Gallup pubblicata a inizio anno, il 58% degli statunitensi disapprova l'operato della vicepresidente contro il 40% che invece lo approva. Dal dicembre 2021 alla fine del 2023, Harris ha perso 4 punti percentuali nel tasso di approvazione. Il Washington Post ha stilato una lista di 10 ipotesi, tra cui Harris, seguita da Gretchen Whitmer, governatrice del Michigan. Sulla carta la scelta ideale, dice il quotidiano di Washington, citando il tasso di approvazione come governatrice fra il 54 e il 61%. Nella lista a un certo punto compare pure Michelle Obama, la più popolare ex First Lady americana. La fantasy option l'ha chiamata il Washington Post, solo una fantasia appunto, e peraltro non si capisce davvero a che titolo Michelle Obama dovrebbe correre per la presidenza degli Stati Uniti. Infatti da più parti viene ricordato che la stessa Obama non ci pensa neanche. Il problema per i democratici è che semplicemente forse nessun candidato oggi è in grado di battere Trump. Il che è un problema anche per i repubblicani che si sono fatti cooptare dalle ambizioni di Trump, ha detto il New York Times, senza porsi lo stesso problema che i democratici hanno con Biden. Tra i repubblicani infatti nessuno si sognerebbe mai di sostituire un candidato vincente, men che meno fra questi repubblicani così saldamente trumpizzati. Ciao, le pecore elettriche tornano domani!